He said, I like it. Ha detto, that mi piace. I have not been offered a place here. Che non mi è stato offerto un luogo qui. Yeah, someone. I know who you are. I'm not going to mention name. But he said, non I like that I don't. Detto, I've not been offered contento, a place. I don't have that security. Che non mi è stato offerto un posto, che so non then ho when I don't sicurezza. Have that security, perché then you know, it's sicurezza. Like every moment I have to make use of it. Ogni momento devo sfruttarlo al meglio. Because if you say to the mind, if you say with your mind, perché se you know, or if you're told, okay, dici, you have 6 months to be here. O se qualcuno ti dice, hai sei mesi qua, it will saggio. Make use of its time when it's utilizzerà 5 months, 3.5 weeks. Comincerà a utilizzare il tempo, 5 mesi, 2 settimane dopo che sei qua, comincerai a prestare attenzione e a concentrarti. It reminds me of one time I remember. Mi ricorda una volta. The story goes that one man was a young guy taking a train, and he was on the way to somewhere. Aveva preso un treno. And the train stopped per andare da qualche parte. In Lucknow. E questo treno si è fermato a Lucknow. And wouldn't go further. For some had some problems. Era la sua ultima fermata, non andava oltre perché il telefono, il treno si era rotto e quindi non puoi andare dove vuoi, devi aspettare un altro 1 o 2 giorni. E quindi questo uomo è sceso dal treno e non sapeva cosa fare, perché vicino alla stazione è in un posto che si chiama Azaraganj. He didn't know what to do, e quando lui è sceso lì non sapeva cosa fare place. Perché non è un then posto molto interessante. Taxi man, you know, what, e quindi ha chiesto un taxista, ho un giorno what, what's qua going on cosa, where can cosa I succede qua intorno, dove posso andare, you know? Dove posso trascorrere il mio tempo qua per un giorno. Ha chiesto al taxista e il taxista gli ha detto c'è un maestro spirituale in questo posto e io would suggest you go and see him. E ti suggerisco caldamente di andarlo a trovare. E che è così che ha trovato Papaji, il satsang. So this young guy, he came to satsang. Questo giovane and uomo it was on a day, è arrivato there are a satsang. There was no satsang. Solo like, I think it was on a Wednesday. Quel giorno lì c'era satsang. And he came and he sat e quando è arrivato e si è seduto davanti in prima fila. He was almost drinking from the master's lips. E proprio beveva dalle labbra del maestro. No, capite cosa voglio dire? When satsang finished, everybody got up. Alla fine del satsang, tutti si sono alzati per andarsene. E lui è rimasto lì. Some people say, "What's happened to that guy?" E qualcuno dice, "Cosa sta succedendo? Cos'ha quel tipo?" Era andato. Some people say, "But look, you know, I've been here for 3 years. Ma come? Sono 3 anni che sono qua. Ma a me non è successo questo." These are people who come to satsang. They got their, they even got their names on their chair. No, queste persone sono sempre a satsang, non ho messo la sedia e lui ci è andato un giorno solo perché ha perso il treno e ha bevuto direttamente. And it feels like he has got what he didn't intend to. He was not conscious he came. E non era la sua intenzione e non sapeva neanche di essere venuto when per these quello. Happen, you know? Like quando that, queste cose succedono, you know così, that your path is sai che il tuo percorso, la tua in via è stata aperta. Say, oh, it's just a la mente magari dice no? Un caso, una coincidenza, like that, you know your path is ma se guardi, vedi che è proprio è Dio che ti ha organizzato tutto. È diventato la tua segretaria, Dio. And, this is what happened. Questo è quello che è successo. Me lo ricordo. Some people even after awakening, they still stay with alcune persone, anche dopo che si sono risvegliate, people say, but now you can go. Sono. You can go now. Altri dicono, ma tu puoi andare adesso. Sei venuto and qua, adesso say, hai ottenuto quello che cercavi. Però rispondono, ma dove vado adesso? That is like dove posso place. Mai andare? In un posto che possa essere come questo, comparabile. You see, even after, I got what I came for. Ok, where to go? Ho trovato quello che cercavo, però dove andare adesso? Why to leave? Leave what? No, I can leave. Perché you know, andarsene? This is the place of my death and my birth. Where am I to leave? Questo è il luogo della mia nascita e della some mia morte. Like some people perché they andarsene? Get it and then they say thank alcuni you, sono leave. Così, altri invece but dicono grazie say, e vanno via. No, where to go? What dicono, for no, to go? No, cos'altro cercare? Dove andare? Like everyone così. Different, no? Siamo tutti diversi.
I feel that people come here to wake up. Io penso che le persone vengano qua per svegliarsi. And yeah. This is the end of the yellow brick road here. Yes. Ah, questa è la fine della strada dei mattoni gialli. If it is what is inside your heart, I cannot send you another place. You can do it here. Se questo è quello che avete nel cuore, io non posso mandarvi via. You can drop your ego here. Ma potete lasciare cadere il vostro ego qua. Non è difficile. Quando tu dici qua deve essere un tempio, questo corpo deve essere un tempio. Questo corpo deve essere un tempio. But the temple is only there for the one who dwells in it. È lì solo per colui che vi dimora. Ma chi è? Chi è che dimora nel tempio? You have to find the one who dwells in the temple. Devi trovare e scoprire chi è. If it's you or other. E sei tu o un altro. It's a big mystery, but it's the only mistero. One. If you solve this mystery, però è l'unico. Then you conquer the world. Mistero che se lo risolvi hai conquistato il mondo. It's good. You are Charlie, no? I want to see you. Charlie, no? Voglio parlare con te. Yeah. And you, this is your partner? Sure. Questa è la tua ragazza, no? Siete insieme. I haven't said hello properly to you. Volevo salutarvi bene. I said today to I think it was oggi stavo parlando con Janaki. I want to see Janaki. I hear you. Voglio incontrarli. She is leaving. Tu vai via presto, no, lei va, ma io rimango qua due mesi. Already, I actually wanted to tell you that I during my time at Sahaja, in one questo month, periodo qua a Sahaja un mese. I grasp, I'm going, but not going. Io really ho capito cosa vuol dire vado, ma non vado. E voglio veramente ringraziarti. Everything was just following your in questo mese. And I even feel kind of joy emergevano going, cose per io seguivo solo le tue indicazioni. Thank you so c'è proprio una grande gioia. Grazie. Grazie mille. Even the staying, you're greater than the staying. Anche the sei più what grande, is sei più grande del partire e dello stare. Or come. La verità è che, la verità everything non può andare o venire. Or come. Tutto il resto passa. Even the one who is interested in the going and coming. Anche colui che è interessato all'andare e vieni, anche questo. In front of something that cannot go and cannot come. Di fronte a qualcosa che it is the most natural. This, this knowledge belongs to everybody. This knowledge. Questa conoscenza è proprietà di tutti. It is the reflected knowledge of every sentient being. And yet the è la conoscenza di tutti gli esseri senzienti. Ma il paradosso, il mistero. Sembra che non lo sappiamo. When it become obvious, then you see quando diventa obvious. Ovvio. But the obvious, che è ovvio. Ma l'ovvio non è. Will not be obvious until it's obvious. Non sarà ovvio finché you non see, diventa ovvio. Wow. E direi, oh. Oh. I don't have anything. Non ho nulla. I am everything. E sono I don't tutto. Have anything. But I non ho nulla, però sono everything. Tutto e oltre tutto. Yeah, this one. This is the one who is supremely happy and questo unbroken peace. È colui che sarà supremamente felice con una gioia continua. Undisturbed tranquility. Una tranquillità indisturbabile. Unfading wisdom. Una saggezza che non può svanire. Unbroken happiness. Una felicità senza interruzione. Not depending on anything.
che non dipende da nulla. Beyond pride and even humility. Oltre l'orgoglio e anche oltre l'umiltà. But don't ask your mind about him. Ma non. Because the mind is ready to send you on a journey. Perché la mente è lì pronta per mandarti a fare un lungo viaggio. Ma il sé non è nessuna distanza da te. E questo è il paradosso, il mistero. You're taking a journey without distance. Intraprenderete un viaggio che non ha nessuna distanza. E colui che viaggia non sei tu. Is related to what you are, it comes out of what you are. È correlato a quello che sei, scaturisce da quello che sei. Ma non è quello che sei fondamentalmente. È solo un'ombra. Devi grow again into that understanding. Crescere di nuovo e arrivare di nuovo a quella comprensione. I'm happy you come here. Sono proprio felice che siete venuti. So I was going somewhere. Where were we going? Stavo andando da qualche parte, no? Ah, sì, l'ombrello, l'ombrellone. We're going to put up an umbrella. Andiamo giù a puntare un ombrellone, questo. You were going but not going. Stavi andando, ma non stai andando. We are going to put up an umbrella. Andiamo a mettere un ombrellone. To give those who receive the people coming. Per fare in modo che quelli che ricevono le persone che arrivano siano nell'ombra. Però potete vedere che questa è una metafora. There's a physicality to that expression. C'è un'espressione fisica, però c'è anche un'implicazione più profonda. We're putting up shade so that those who are receiving, the ones in modo che coloro che ricevono, le persone che arrivano alla ricerca della verità, possono anche loro essere all'ombra dal sole cocente e ripararsi. Cos'è questo sole cocente? È quello della mente. E loro possono proteggersi da questo sole, di modo che possono ricevere e dare ombra a quelli che arrivano. Non è qualcosa che ho pensato, sto creandolo sul momento, no? E noi lo andiamo giù e lo scaviamo, facciamo una buca per poterlo mettere. To meet someone who doesn't waste time asking you, so how is your day? Chi non è, chi non perde tempo a chiedere com'è andata la vita, com'è la tua vita, com'è oggi. Io voglio dire grazie, Guruji, ho questa domanda. Ta ta ta. Thank you, Guruji. Grazie, Guruji. I like it. Guruji Baba, è così che mi piace. Posso chiederti se è possibile fare esperienza di emozioni negative dopo il risveglio? You can, you say, is it possible to experience negative emotions after a certain state of awakening? Dopo una certa fase di risveglio, experience emotions negatively. Puoi fare esperienze in maniera negativa perché un'emozione di per sé stessa non è negativa. Molte volte, uno dei grandi errori che facciamo è che definiamo le nostre esperienze in maniera sbagliata e quando gli assegniamo un significato sbagliato determinerà la tua esperienza, come gli vai incontro. Se qualcuno è veramente onesto e sincero, at using pian piano even negative things, diventa like sempre things più bravo a utilizzare anche le cose negative o che consideri negative, e l'approccio in un certo modo e grazie a questo trasformano l'energia in positiva. Qualcosa di per se stesso non è negativo. Come dico spesso, non esiste niente che ha un significato fisso ed intrinseco. Il significato è nella mente di colui che lo percepisce. That's why I say there's one earth. Per questo dico, c'è una terra, ma ci sono miliardi di mondi. I would say a subjective perspective of life. Il mondo è una prospettiva soggettiva della vita. Ognuno di noi ha questa illusione che il modo in cui noi li percepiamo è come sono.
però tutto è molto molto soggettivo. And I sometimes I remember saying also in one satsang. Certe volte dico. In Mumbai many years ago at the feet of Srinath Sakalata Maharaj, and I told you, no, that somebody was confessing, sir, I'm listening to your talks and I'm very impressed by what you say. Ascolto, but if I am to be honest, dice, I must report that I'm always experiencing suffering. And the master said, that is not true. It's not that you are experiencing suffering. Faccio sempre esperienza di sofferenza, ma non è vero, è che tu soffri la tua esperienza e non che hai delle esperienze di sofferenza. Perché se tu fai esperienze di sofferenza, la sofferenza è un oggetto, vuol dire che chiunque faccia questa esperienza soffrirà. Però ci sono certe persone che soffrono per un'esperienza, mentre altri non soffrono perché sono grati, anzi, perché questa cosa mi ha permesso di trascendere qualcosa. E avevo bisogno di essere spattuto fuori, scosso, fuori da questa situazione. E quindi ognuno risponde in maniera diversa. E Srinath Sakalata cosa ha fatto? Ha detto: il potere è nelle tue mani e tu lo devi utilizzare per cambiare il modo in cui tu fai l'esperienza. Perché se la cosa ha un potere di per se stesso, allora tu non hai potere, tu dici: oh, io povero me, no, sono un pallone sgonfiato. Però se tu dici no, non è che stai facendo l'esperienza della sofferenza, sei tu che scegli di soffrire mentre fai questa esperienza. E questo ti dà l'opzione e la possibilità di cambiare. Quindi non ci sono esperienze negative, ci sono esperienze che sono vissute in maniera negativa. C'è una differenza. Perché l'esperienza diventa negativa? Perché what it means per esserci un problema, esserci una persona, è qualcosa che arriva nella mente, e questa cosa diventa così potente come esperienza che ti rifà riassumere la forma della persona, perché il tuo stato naturale è senza forma. Abbiamo imparato a utilizzare il corpo come un'ancora per il nostro essere, ma non è l'ancora del tuo essere, che in realtà è senza forma, ma poi questo coinvolgimento ti fa assumere una forma. Qualcuno ti chiama fratello, sorella, o figlio, amico, qualcuno ti chiama nemico, qualcuno ti chiama dipendente o padrone, e tu rispondi al ruolo, ma quale ruolo sei? Nessuno di questi. How to vanish this sense of individual entity into this borderless unity? Io vorrei far scomparire questo senso di entità individuale. When you begin to recognize that the person sense you have in you quando cominci a riconoscere che il senso della persona dentro di te è qualcosa di percepibile. Sì, io vedo che sono questo insieme di pensieri, esperienze. Se tu dici che è chiaro per te che tutte queste cose sono semplicemente inventate e non sono affidabili, sono solo oggetti della percezione e non sono fissi, non sono stabili, devi approfondire questa comprensione e digerirla, perché altrimenti la mente se ne appropria e dice: ah, io non sono questa. Ma è semplicemente cibo che rimane in bocca, non viene digerito, inghiottito, e devi contemplare profondamente. E quello che vedi si trasforma in spirito. Magari pensi di saperlo, però messo sotto stress, la tua conoscenza collassa. Ma quando si trasforma in spirito, sei quello che vedi e sei quello che sei. E non è qualcosa che hai, ma qualcosa che sei. E vedrai che qualsiasi cosa arriva è come una nuvola passeggera e c'è questa energia che attraversa il corpo. E puoi sentire qualcosa che ti attraversa, ma dal luogo dove c'è ciò che sai veramente, realmente,
Questo luogo non viene toccato per nulla. You don't say, yeah, nothing touch it at all because your intellect is sharp enough to say. E non è il tuo intelletto che lo dice, lo vedo che non è toccato. In the most dynamic pulsations of the mind and emotion, delle pulsazioni più forti dell'emozione, della mente, puoi ancora dire io non vengo toccato. Qualcosa si sente toccato? Tu essere senziente. Quindi c'è qualcosa che viene smosso. Ma questo movimento è nell'immensità di colui che non può essere sfiorato. Every perception, you know, is like a kind of happening. Ti avevo detto, something happens, ogni percezione and then something logs into this happening, and then it identifies with it. E c'è qualcosa che si identifica, the more it is preserved in memory as a happening. But every happening ricordo come un evento. Is in time realtà, and a kind tempo, of measurement of time and durata, context and intensity, un contesto, they may say. So every happening happens in the infiniteness of the non-happening. Accade nell'infinito, you know, if you understand in una vastità this, in cui nulla accade. This, the background, the space is untouched. Sfondo, it allows spazio, a seeming happening to happen. Non viene sfiorato, toccato, e lascia che questo evento apparente accada. Ma questo spazio, in questo spazio non c'è nulla che accade. E questo non deve essere dato in pasto alla mente, ma osservato e scomporlo un fotogramma alla volta. Che cos'è un evento? L'evento è in grado di percepirsi? No. C'è qualcosa che lo percepisce. Ci deve essere un'entità che forse è relazionata a questo evento in qualche modo, o interessata. Anche colui che si lascia coinvolgere dall'evento e pensa che stia accadendo a lui, questo che dice, ah, questo sta accadendo a me, come faccio a fermarlo? Anche questo è semplicemente un evento. E c'è questa abitudine di identificarsi con questo. E noi pensiamo sia il fatto la nostra realtà now, e ci dimentichiamo quello che vi sto rivelando adesso, in which that uno spazio one, più vasto yourself, is saying, yeah, but how can I all'interno del quale colui che tu chiami te stesso dice, ma come faccio a cambiare questo evento, kind of come faccio a diventare stabile? Ma questo che fa tutti questi discorsi Insi per se stesso diventa un evento che viene percepito in questa vastità dove nulla accade. Reach back into the past and relive a happening, you know? Puoi guardare nel passato e riprendere un evento che è successo? No, and memory itself ce l'hai solo is come ricordo. E i ricordi sono soggettivi. So to whom is it things happen? E quindi a chi è che so stanno accadendo queste cose? E quindi devi sederti lì with them mean that you, e guardarle. You are able to look di modo che incominci a vedere, comprendere e confermare con l'esperienza che le cose percepite non sono reali e quelle cose che prima pensavi fossero vere. E questa comprensione chiara, il loro potere scompare. And also that you are not perceiving them with the feeling that e vedrai you che are tu non le percepisci più con questa sensazione che sei una persona is perché se è la persona perché quando la persona diventa questa stessa un oggetto della percezione who was as also questa persona che prima aveva questo ruolo di osservatore then what remain? Remember I told you e cosa rimane? This excellent example of the birds io faccio spesso questo esempio di questo uccello sull'albero. Immaginate che ci sia un albero molto grande e su un ramo c'è un uccello che sta creando for its babies. The babies are there, per tutti i and bambini it's still building sono the dentro nest and going off uccellini and getting food, worms and e so va and fuori, the baby prende chicks. Il cibo, li porta per nutrire gli uccellini. Ed è occupato and this bird questo. Represents our active dynamic questo uccello rappresenta la nostra vita dinamica attiva dove ci preoccupiamo della carriera, matrimonio, relazioni, futuro, sicurezza, tutte queste cose.
È il primo uccello che rappresenta la nostra vita dinamica, le nostre ambizioni, speranze e aspirazioni. Now I say on a branch just above that first. E poi c'è un ramo subito sopra. C'è un altro uccello che è veramente uguale, però non sta creando nulla. È lì e guarda. In its field of view is the first bird. Nel suo campo visivo c'è il primo uccello che lo percepisce, ma percepisce anche la luna, le stelle, tutto quello che c'è intorno. Ma non fa nulla. Semplicemente questo uccello rappresenta questa capacità che abbiamo dentro di noi di percepire senza nessun attaccamento. È come un testimone. Certe volte parlo di questa telecamera attraverso la quale puoi vedere, ma non c'è nessuna pellicola. E quindi non registra nulla. Se fai click, non registra nulla. Non c'è nessuna scheda SD. Però non è un esempio completo, perché colui che guarda può prendersi, può decidere di lasciarsi impressionare, di farsi toccare, oppure no. E quello che lo protegge di fare un'immagine, avere un'immagine, registrare qualcosa di quello che vede, è perché ha già riconosciuto la sorgente da cui proviene. È come se ci fosse questo cordone umbilicale invisibile che lo collega all'assoluto, al senza forma. Ed è in realtà tutt'uno con questo assoluto. Qualche volta mi riferisco adesso con il figlio dell'assoluto. È colui che fa esperienza del mondo, è distaccato. Ed è lo stesso per cui il mondo è stato creato. Ed è dentro di te. E per un po' noi siamo in questo mondo, viviamo come cittadini del mondo e abbiamo le nostre ambizioni. Certe volte fino all'ultimo respiro siamo interessati alla vita. Se sei fortunato vai in una posizione più profonda, questa del secondo uccello, dove sei in grado di osservare di più, identificarti meno. In questo campo le azioni, le interazioni, le reazioni sono percepite, ma non sono personali. Questa funzione è in grado di assaporarle, ma non è dipendente. È in grado di osservare, ma non rimane, non sente un attaccamento a queste cose che osserva. E quindi può osservare il suo ambiente e poi il suo essere. È come se vivesse nel succo del proprio essere. I'm finding that my mouth want to say is its experience. La mia, vorrei dire che la sua esperienza e fa esperienza, ma l'esperienza e l'esperienza che fa sono tutt'uno. I'm going but I'm not going. Ed è lì che puoi dire vado ma non vado. Doing but I'm not doing. Faccio ma non faccio. I'm leaving but I'm not leaving. Vado via. That parto kind of ma non parto. You might speak. Something seems to be going. Puoi dire queste cose, sembra che qualcosa vada via. But in the field of nell'espressione dinamica ci sono le cose che succedono, ma in questo campo del testimone, dell'osservatore, non accade nulla. Consciousness is becoming so refined. È quando la coscienza diventa così raffinata che non soffre più dalle cose manifeste. Non dipende da questo mondo manifesto, non è la ricerca e quindi non si può sentire incompleto. Non c'è nessun concetto di futuro e non interessa per nulla quello che è passato, non lascia nessuna impronta. Cos'è questo stato, se vogliamo chiamarlo così, uno stato? È come la la beatitudine del momento. But you sì, have to be what si you può say. Dire così.
Però tu devi essere quello che stai dicendo. It is not an answer that I'm going to give you a score. Non è che vi do un punteggio, un voto. You are the answer, actually. Tu devi essere la risposta. Not just you know the answer, but non che la conosci, you are also the la answer. Sai. Tu you sei are the answer, la risposta. You're not an answer also. Tu sei la risposta e allo stesso tempo non sei la risposta. It's not a riddle. I mean, there's no riddle for the self. E non è un indovinello, perché per il sé non c'è nessun indovinello. Non it rimane perplesso. Anything to be so significant. Non, that it can per lui non è così to significante che possa destabilizzarlo. It is without aspiration, without non ha nessuna aspirazione o necessità. Yet in the dynamic aspect of itself, però itself nel suo aspetto dinamico, nel suo ritratto come entity, della coscienza, you know, this is in time, dinamica è nel tempo e cambia. But when you know and are ma quando sai Only this one can move in the world beautifully. Solo così potrei muoverti nel mondo in maniera meravigliosa, senza problemi, senza dipendenze dalle sensazioni, dai sensi o dalla mente. E quindi questa vita, la vita di colui che non ha nessun attaccamento, è superba, non maledice il mondo, non lo mette da parte, come solo un'illusione, anche se può. In qualche modo, essendo nulla, nel nulla l'amore risplende e viene messo, sapendo che nulla può esistere senza di lui. Yet it exists without all of this. Allo stesso tempo, può esistere senza tutto questo o con tutto questo. Now, if we listen to these things, the mind it might seem like it's really se la mente ascolta queste cose sembra che non abbiano senso, no? All this is oh, sarà all così lontana, così difficile. Tutto questo è un sogno, how un'illusione. To end this illusion, e come porre fine a questa illusione? And who will receive that advice, even? E chi è che può ricevere questo consiglio? Is it just the mind that reflects è solo la mente che riflette la purezza naturale di quello che siamo? Ed è per questo che abbiamo bisogno della mente per fare questa esperienza. The mind itself is an experience. La mente in se stessa è un'esperienza. At a certain stage you see. The mind itself is a certo punto lo vedrai, la mente and its content. Percepito anche il suo contenuto. You have to be able to relate to what I'm speaking, otherwise devi poter metterti in relazione a quello di cui sto parlando, altrimenti è inutile per te. You see, I am not going to go sniping one by one. Io non è che vado a sparare uno a uno tutti i concetti perché non si arriverà alla fine. Io vi sto mostrando come lanciare una rete per coglierli tutti but insieme can throw a net over what you are. Ma nulla può lanciare what una rete is this net that you can throw su quello over che tu sei catch all the concepts, questa rete all of them together, in grado di prendere tutti i concetti tutti insieme incluso il concetto di rete e il concetto di tirare una rete. You have to come to zero. Tu devi diventare zero. What it means, zero, you see. E cosa significa? Consciousness without anything, without object, la coscienza senza niente, senza oggetto, senza soggetto. Consciousness without object still la coscienza senza oggetto, senza soggetto. È una soggettività pura e anche questo puro soggetto può essere rimesso. Una coscienza senza oggetto, senza soggetto. Questa è la rete più grande che posso immaginare. Aspirare. A cui posso aspirare. When your words can turn into spirit, they something. Quando le tue parole si trasformeranno in spirito, allora ti verrò a trovare. Quando le tue parole si trasformeranno in spirito, verremo a trovarti, ti troveremo facilmente. Ma solo colui che è in grado di trovarti
troverà, altrimenti. This is the power of God's. E questo è il potere di Dio. Beauty. E questa è la sua saggezza, la sua bellezza. Papaji in un satsang, Papaji dice: nessuno n'ha perché alcune persone si risvegliano e altre no. È impossibile saperlo perché qualcuno comprende tutti gli sforzi, in realtà non servono a nulla. Non so perché siamo qua, perché siamo qua, capiamo quello che ci stai dicendo oppure no? By your intellectual prowess. Non certo grazie al tuo intelletto, non grazie alle tue capacità intellettive. Maybe for some they can move, they can come directly to that experience. For others, possono avere questa esperienza diretta. There's still a lot of charge, a lot of ancora, activity. Ancora tanta attività. Yet to be exhausted, you know? Deve essere esaurita. It's like they prima. Told me in my computer, let it completely burn out. Una volta mi hanno detto, lascia che il tuo computer, la batteria si scarichi completamente prima di poterla ricaricare. E quindi i tuoi concetti sulla vita e sul mondo devono scaricarsi completamente. Don't just keep topping up. At 10% left. Non continuare ad aggiungere, una volta che arrivi al 10% la ricarichi, no, completamente scarico. How is this going to happen, you see? Non mi succederà. Meaning that at a certain point you see that the mind from the what you may call a certo punto is still vedi che la mente wanting to know and vuole ancora sapere. E capisci che non è vero. La mente dice, ah, aiutami a capire questo, questo e quell'altro. Dice, no, non è vero, questa è una cretinata. Non ci credo più queste cose. Io sono qua, nonostante ciò. Io non sarò quello che viaggia per arrivare a quello che sono. Deve arrivare a questo livello di comprensione. E tutte le tecniche. Intenzioni, aspirazioni, tutte queste cose non ci sono più, non vogliono dire più nulla per te. C'è qualcosa che va a zero, by grace. It comes to zero, and if a concept is a number, there's no more number. Se il concetto è un numero, per te non ci saranno più numeri. Anche il concetto di Brahman, when you reach, so to speak, quando raggiungi what is, ciò no che è, per dire, in modo di dire raggiunge, i concetti perdono tutto il loro fascino. If you have mind still, mind charge, it se won't la mente è ancora una carica, feel, non accetterai. Even though we say, yes, I'm here for freedom, we anche will se still sono have qua some per la libertà, ci saranno dei concetti preferiti. Quindi rimaniamo aggrappati, continueremo a crederci, ci affidiamo a questi concetti, diventano nostri, li difendiamo. Come faccio senza questo? E non realizzi che colui che dice come faccio a lasciare i concetti, non lo vedi che anche lui è solo un concetto. I don't know where these words can be spoken and grasped. Non so dove in altro luogo queste parole possono essere dette così e comprese. Alcune volte pensiamo di aver capito. Ma forse a livello intellettuale dice, ah sì, io ho capito. But understanding and being must be same. Ma capire ed essere devono essere la stessa cosa. Who is to make that happen? Who is to strike e chi è che lo farà succedere? Chi è che troverà questo equilibrio? Nessuno. L'equilibrio c'è quando la persona che cerca di trovare l'equilibrio viene annullata. E quello che rimane non si preoccupa dell'equilibrio. Perché tutto è in equilibrio prima ancora dell'inizio. È il concetto di squilibrio che viene con la mente, con l'arroganza della mente. Tutte queste cose.
you come to satsang and you have this. Se tu vieni al satsang e hai questo desiderio forte dentro di te, la grazia in qualche modo sarà così potente da farti arrivare a un punto in cui dici non ce la faccio più a sopportare l'ego. Awake enough to see that ego is not my friend. Diventi abbastanza risvegliato da vedere che l'ego non è il tuo amico. As soon as that is seen, there seem to be some trouble. Quando lo vedi, nel momento in cui lo vedi, arriveranno dei problemi, o così sembra. The stage I was before when I thought I was okay. Ma questi problemi rappresentano uno stadio più avanzato di quando prima pensavo che tutto andasse bene nel mio ego. In qualche modo sei in grado di vedere che anche in questo stato dove la mente ego viene vista da malvagia, ingannevole, sai che ti stai risvegliando. Qualcosa si sta risvegliando e comincia a riconoscere che c'è qualcosa che vuole continuare a dormire, e prima non c'era questa capacità di riconoscerlo, di vedere che c'era quella cosa che voleva continuare a sognare, continuare a vivere la vita. Qualcosa adesso si è risvegliato. Questo stadio in qualche modo sembra magari difficile, però è un passo avanti del posto prima, dove prima pensavi di essere felice, però dovevano esserci certe cose fatte in un certo modo. Ora non ti preoccupi più di tutte queste cose. Ora, attraverso la grazia, anche se stai dormendo, è come quando tu dormi, il corpo cresce, e nello stesso modo, anche mentre dormi, la tua coscienza si espande attraverso la grazia. E non è grazie alla tua intelligenza. È la grazia che agisce, che accompagna il tuo risveglio. E l'atteggiamento è quello di essere grato. Dire grazie, grazie per questa esperienza, anche quelle difficoltose, anche nei momenti in cui sembra difficile, perché stimolano questa aspirazione a trascendere. Nella Bibbia c'è una storia di quest'uomo che è andato da Gesù e gli ha detto mio figlio, adesso non mi ricordo, il mio servitore, è mio figlio, diciamo, è malato, sta morendo, puoi fare qualcosa? Per favore aiutami se puoi. Dici, ma come se posso fare qualcosa? Tutto è possibile per colui che crede. E allora questo uomo ha risposto, mi piace molto. Signore, io credo. Aiutami a superare la mia miscredenza. E questa è la grazia. Credo vuol dire sì, ho fiducia. Mi affido. Io scelgo di affidarmi con tutte le mie abilità, ma aiutami a andare oltre alla mia miscredenza. C'è qualcosa che non vuole aver fiducia, che è arrogante. Dice, ti prego, aiutami a superare questo. E che il potere qua è quello dell'onestà. Io credo. Scelgo di credere. Aiutami però ad andare oltre le mie miscredenze. Ed è molto potente. Questa è una preghiera forte. A cui la grazia risponde. Aiutami ad andare oltre la mia arroganza. Di andare oltre questa tendenza di reagire o di nascondermi, di essere orgoglioso. Ed arriverà questa grazia per aiutarti a neutralizzare l'acidità e la tossicità di questo comportamento della mente. È uno dei primi passi. Più avanti le cose se ne andranno.
Because ignorance must be there. It's as though every being ignoranza who deve esserci. Has been chiosen to enter the field of the manifest. Qualunque essere che abbia scelto di entrare nel mondo manifesto sembra sia stato immerso in questo liquido dei condizionamenti e credono di essere questo corpo, questa persona, e c'è orgoglio, paura, desideri, attaccamenti. Però ora, e così ti muovi nel mondo manifesto, però c'è un'arma segreta, un potere segreto che devi scoprire. E questo potere del discernimento di ciò che è reale e che non lo è. Il potere di avere pazienza, di essere aperti, di affidarsi, di scegliere, di perdonare e di essere gentili. Tutti questi poteri ti aiuteranno e ti rinforzerai finché a un certo punto trascenderai anche la tua identità. Questa identità che sembra che si stia evolvendo, verso la perfezione. La cosa che è perfetta non è quella che si sta evolvendo. Colui che è perfetto è colui che è venuto qua nel mondo inizialmente. The seed of identity, il seme dell'identità che è venuto in questa vibrazione del io sono. E questa sensazione, io sono, non è personale. Tuttavia, diventa personale. È come un ponte tra il personale e l'impersonale. E per un po', è molto personale. In questo campo del personale non può durare a lungo perché è troppo pesante e deve aspirare a diventare il testimone e l'osservatore della persona, un osservatore distaccato. E quando arriva in quella posizione un grosso fardello ti viene tolto dalle spalle e smetti di identificarti, e questo è uno dei primi grandi passi. When that is absorbed into absoluteness. E poi il passo successivo non può essere contato perché viene assorbito nell'assoluto. Ed è raro, perché anche quando sei nella posizione del testimone, sei già in una posizione favorevole, sei già entrato nel regno di Dio. Quando sei in grado di osservare con distacco, c'è ancora certa vasana, certe impronte, residue. Però non sono sufficienti per sopraffarti. Però ci sono alcuni, pochi, che vedranno che anche questo seme di io sono è il sé in una manifestazione. È il Saguna Brahman. Ma Nirguna Brahman, ciò che è oltre le caratteristiche, colui che non ha tempo, allora questo è raro che venga riconosciuto. The timeless one can be involved in phenomenality. This rare timeless colui che oltre al tempo può essere coinvolto nel mondo fenomenico, no? Phenomenality cannot exist apart from the timeless one. Il mondo fenomenico non può esistere distintamente da questo qua, dall'assoluto. You see, you can say that the waves belong to the ocean. Le onde appartengono all'oceano, ma l'oceano non appartiene alle onde. They are one in some way. In qualche modo in sono tutt'uno, in essenza. So, in the timeless, yes, without the timeless, the time senza tempo non permette al tempo di esistere. Without the formless, the forms could not play. Senza colui che non ha forma, non esisterebbero forme. It is the source of them. È la sorgente di tutto. All I'm speaking now is just what is as it is. Nothing for you. Quello di cui sto parlando è quello che è. Ciò che è non è qualcosa che c'è da migliorare o cambiare. È solo da scoprire. Nel luogo della creatività, nel mondo della coscienza dinamica. Certo, c'è un gioco. Si mette in gioco. E non c'è niente di male. Il mondo dinamico è bello. E può essere anche molto orribile. Ma l'assoluto è oltre.
E oltre la bellezza anche. Only the one whose mind has become solo colui la cui mente è molto sottile not può apprezzarlo. E non come un pensiero. But it is not lo può apprezzare come concetto, ma non è completo in questo modo. Are you still there? Siete lì? Ancora? Bene. Ok. If it is not practical what I'm speaking, se quello che dico non è pratico, dimenticatevi. It is as practical as putting butter on bread. Non è veramente pratico come mettere il burro sul pane. But where it may seem difficult is that ma magari potrebbe sembrare difficile so perché la mente terrena it's non l'accetta così facilmente. Play of the mind, è come se questo gioco della mente seemingly put there in maniera to put up apparente some resistance to, stia opponendo resistenza all'aspirazione to, verso la verità distract the attention, if it can, e in qualche modo cerca di distrarre l'attenzione in the field of mundane e mantenerla nel campo delle esperienze mondane. Prima lo consideravo il diavolo che cerca di distruggere tutto, però adesso non la vedo più così. Vedo che è necessario per sviluppare, per dare l'attrito necessario per avere la capacità di trascendere, per colui che è in grado di vederla. Perché se lo pensi come il diavolo, continuerà sempre a essere lì e sarà sempre da combattere. No, dici, adesso è diventato il mio servitore. Perché è necessario che porti queste cose alla luce, di modo che io possa riconoscere dove sono. The mind is functioning in this way because it needs energy from la mente funziona così. From us. Yeah, cioè, prende l'energia da noi. Yes. La mente da sola yes. Non yes. Può esistere. Assorbe l'energia da noi. The mind is not an independent entity. La mente non è un'entità indipendente. You know, it works for the supreme. Lavora per il it's supremo. Not an independent entity like it lives off us. No, as non long è un'entità as we che vive retain come un parassita di noi, ma finché c'è un'identità personale darà energia al campo when della mente. Ma quando trascendi l'influenza della mente psicologica allora viene dimenticata, non è più importante, scompare. Una volta trascesa la mente dove va? Non è importante in realtà. It's no longer interesting. Non è più interessante. Dove va? It doesn't exist. Perché non esiste. I have no way of knowing it. I'm not caring about it where it go. Non so dove vada, no. Perché non mi interessa, non è più una realtà immaginaria. Perché colui che is no longer viene interessato al suo gioco non è più qua. You see? If you put a shelf up on the wall, you'll find something to put on top. Se tu metti una mensola sul muro, troverai qualcosa da metterci. Ma se non c'è una mensola, non ci metterai niente. The shelf in this metaphor would be e questa mensola, nella metafora, è l'idea che di me stesso che può invitare un'idea contraria, un conflitto, e poi incomincia a creare un movimento dinamico. Ma se non c'è un'idea per iniziare, dove può essere il problema, il conflitto? Tutto questo è per l'identità egoica. Finché esiste, il gioco continua. Ma quando viene trasceso questo stato limitato, non c'è più questo interesse nel gioco. L'interesse inizia col senso della persona che ha i suoi sogni, le sue aspirazioni, che cerca di soddisfare le sue proiezioni, di portarle a compimento. Is this food on the table? Yeah. Okay, questo è just checking, sul tavolo? Just bene, controllo. Is there food in the belly? Good. Quindi lei dice no al cibo o nella pancia direttamente? There's some knowledge that you don't sort of like there's no time. Delle conoscenze, there's some experiences that delle esperienze you won't
It happens so fast, there's no time to learn. Sono così veloci che non c'è tempo per imparare o per cambiare. Qualcosa certe volte succede così. They don't give you time. Impatto. Sometimes we feel no, I need time to get over this. A certe volte diciamo ho bisogno di tempo per superare questo. Ma certe volte la vita non ti lascia tempo per nulla. E tu? Can you move with that? Puoi? Or be still puoi seguirlo? O rimanere immobile? If you have the concept that no, I need time. Se c'è questo concetto, one ho time we have to go somewhere. We're in a hurry. Una volta. We went to pick up one of the friends who was coming andavamo also, a prendere un amico. Was part of our team. And we were late team. And we said, come, we gotta eravamo go. Ritardo, dice, andiamo, è tardi. Dice, no, non posso mica andarmene, devo prendere il caffè. Mi dispiace, non posso uscire di casa senza il caffè. Ma come? Guarda che voglio. Prendiamo un aereo a causa del caffè. Ah no, mi dispiace, Mugi, devo prendere il caffè. You know what I mean? Yes, avete capito a no, cosa mi riferisco? Certe volte dicono non posso fare questo senza quest'altro prima. Ma chi è che dice queste cose? Ma sei tu che ci credi. This is what happened, that you will sustain that belief if you have strong. E questo è quello succede. You may find that you cannot separate. Mantieni viva questa credenza se hai un forte dio della persona, dell'identità. Perché ti sembra che sia qualcosa che aggiunge la tua vita, che se non ci fosse più la tua vita perderebbe qualcosa, ma tutto questo è solo un concetto. No, quindi lascia andare tutto e rispondi solo alle esigenze del momento e riconoscono quando qualcosa li sta bruciando in mano, ma non la maledicano perché sanno che quel bruciore lì per aiutare a trascendere. Questo è il funzionamento dell'intelletto, dell'intelligenza. Certe volte la vita non ti dà il tempo di piangere o processare, elaborare, per superare, per... We were in India last time. La scorsa volta, l'anno scorso, eravamo in India. Eravamo a Rishikesh, stavamo tornando a casa. E ci siamo fermati a Delhi. E di solito andavo al mercato in Connaught Place, dove mi piacciono questi pezzi di stoffa del Rajasthan. E quindi mi conoscono, io vado lì, tu ci conosciamo a vicenda. E quindi vado lì, quasi tutte le volte che passo in India. Mi piacciono queste cose. E quindi alcuni di noi sono andati là e stavamo camminando questa strada, forse 60 metri, e io guardo qua, guardo là, così guardo, ad ogni negozio, e dicono salve Guruji, ciao, e guardo, piano, tranquillo, sono tutti molto silenziosi, guardano, vestito come Ramdas, diciamo mi piace quello là, quale è quello, questo qua di qua, ok. E quindi continuiamo. E guardo 4 o 5 pezzi che mi piacciono. Ok, questo mi piace, quello mi piace. Però arriviamo fino in fondo. E ora stiamo tornando indietro. E quindi stiamo tornando indietro per l'ultima volta. E stiamo guardando. E dice, guarda questo. Oh, Swamiji, vuoi 800 rupie? No, troppo. Dai, sì, no, 800. Facciamo 750. 200. No, 200 gli dico. Swamiji, 200. Ma come Swamiji, 200? No. E vabbè, giochiamo così. E questo dopo un po'. And it's full e mentre madness. Stiamo tornando indietro cioè una pazzia, tutti arrivano con tutti i pezzi di stoffa, ci vengono addosso, guarda prendi questo, prendi quell'altro, ma tutti. E poi incomincia a piovere and it's complete e c'è veramente follia, un pandemonio, tutti che urlano. Are you holding the money or what? Yeah. E io ho detto okay, lui aveva i soldi e tu dici dai questi 300 rupie mi dicono 500 no va bene 350 no 300 ho detto ok va bene
Complete India. India, tipica India, fantastico. So, we are here together and then Zizi with us. She's not e c'è Zizi con noi? Era la prima volta, dove Zizi. Sei? Qui intorno? Zizi vicino a me. A un certo punto c'è questa follia, c'è proprio pazza. Mi giro, vedo la faccia di Zizi. I can't do her face. Non posso fare la sua faccia, ma più o meno così. I say, Zizi, you okay? Dico, Zizi, stai bene? She's crazy. È pazzo, è follia questa. So then, quickly it started to rain, e quindi and then we ran across ha cominciato the road a piovere sempre di più e quindi abbiamo cercato riparo nella piazza. We don't know who's paid anything non sappiamo chi ha pagato che cosa, then some si capisce of the people selling niente. Things run off with us as well too, le road, persone che vendevano ci seguono, vengono con noi fuori a cercare riparo nella piazza. Somebody come with some bracelets, Guruji, con i braccialetti, dice Guruji compra compra. And I said to Zizi, you know, e dico a Zizi, okay? Alcune volte la vita ti dà una sberla. These things can happen like this, perché queste cose succedono, ma tu non devi abbandonare te stesso, il tuo centro. Tu sei niente, zero. Eccola là, la vedo. Zizi, vieni qua, vieni qua. What I'm speaking is true or not? È vero quello che dico? Sì, è vero. So we are there like this. And she said, no. You know, e quindi like, le dice, I said, no, dico, sometimes no, life does not give alcune you volte time la vita non ti dà tempo to think and to learn. Di pensare, it's di capire, like di imparare. You're kicked by God. No, ti tira un calcione nel culo. And then we sat down and we ate something. Vabbè, ci siamo seduti, abbiamo mangiato qualcosa. E poi Zizi mi ha guardato, perché prima stavo cercando una borsetta, una certa borsa. After saying like this, after all that she went through, e io, dopo tutto questo, Zizi, dopo questa follia, mi guarda e dice, Luigi, andiamo indietro e compriamo una borsetta. Oh, la mia ragazza, questa sì, è così che la voglio. In tutta questa follia, cosa succede? Ma abbiamo detto, non ti preoccupare di tutto questo. Ci sono anche mille persone che vengono. Tu rimani tu. E tu rimani lì. È vero, sì. Rimani chi sei. Non pensare a quelle 200, 300 euro, non è niente. Tu rimani nel vuoto. Te la godi. Or sometimes you don't enjoy. A certe volte magari non te la godi. Certe volte dice, questo è abbastanza. Però dentro ridi. But I said we'd like to her. And she understood e così immediately, lei ha capito subito, immediatamente. Say, okay, al punto che ha detto, ok, Luigi, dai, dai, andiamo a prendere la borsetta. Questa è la capacità di lasciare andare un concetto, di sentirlo e capirlo immediatamente. E tutti voi avete questa capacità. Un giorno quando c'è qualcosa che dice, non ne posso più, non ne posso più, cos'è che non puoi, ne puoi più? Cosa sto dicendo? Nulla, lascia stare, veramente nulla. E lo lasci andare? Lo lasci lì, per sempre. Se lo lasci andare, non raccoglierlo di nuovo. E rimane così, profondamente. Diventa il tuo potere istantaneo. Io non è che ti do questo potere, ma ho mostrato che tu ce l'hai. You can say it. I gave you power, but I just puoi dire che io ti ho dato questo potere, però io ti ho mostrato il tuo potere. Qualcuno deve però scegliere di dire grazie e accettarlo. La nostra cultura però ti fa pensare che ci vuole tempo per coltivare, imparare, fare. Ho bisogno di tempo. No, è tutta una creazione. Qui stai sviluppando dei concetti che non ti servono. You're giving too much energy to e troppa energia world a questo mondo invisibile. A questo but mondo visibile. Ma tu sei invisibile all'interno del visibile. Ricordatelo. E immediatamente tutto diventa una cosa non cosa. Ed è meraviglioso così.
It's umbrella time. Bellissimo. È l'ora di andare a mettere l'ombrellone. Ma non c'è più sole, tanto. India loves you. And you should come. India ti ama. Yeah, torna presto in India. I'm in India. It's we're home. Ah, India per me è casa. It's so natural. Perché è così naturale. Naturally compatible. È compatibile in modo naturale a questa espressione dinamica. So naturally compatible. Maybe è compatibile in maniera naturale. Forse tutti noi siamo stati in India, no? Prima. E dicevamo, ah, vogliamo avere un assaggio dell'Occidente. E siamo venuti qua. Qua c'è un bel equilibrio tra Occidente e Oriente. Ah, sì, nella messa in scena, forse. There is so much instability in the play, and it's meant to be like. C'è così tanta instabilità nella messa in scena. E deve essere così, perché tutto ha movimento. Non puoi afferrare nulla, ti cambia mentre ce l'hai in mano. E questa è una cosa bellissima. Because if you could, you know, the mind strives a lot to make absolute. Perché la mente cerca di creare dell'assoluto nel realm del relativo. Once you find that. Which is the absolute beyond the concept of the absolute. Quello che è assoluto oltre il concetto di assoluto. And the relative become tamed. Quello che è relativo viene we domesticato. Cannot live this life as ego and be truly happy. Non possiamo vivere questa vita come un ego ed essere veramente felici. Non funzionerà perché deve essere così. It's not meant, this human thing, me person thing. Questa cosa della persona. Has never worked. Perché non funziona? Funziona solo quando la mente è connessa col cuore. E allora la vita si esprime in maniera appropriata. Ego è una battaglia. L'ego non può essere d'accordo. Sempre d'accordo. Dici ok, sì, oggi, no, domani. Diciamo no, ma forse. Non è, sì, non è coerente. E va tutto bene se riconosci che è una messa in scena. Se però crediamo che sia la realtà e non la fantasia, allora è un problema. It could be meant as play, but it's only play if you don't take yourself so seriously. Deve essere così. Ma va bene solo se non ti prendi sul serio come persona. An energetic mask you put them on, and this una maschera energetica. But behind this mask you must never forget. Ma dietro questa maschera ti devi ricordare chi sei. Who am I speaking to? E non è neanche vero che devi ricordarti, perché a chi sto parlando? A colui che è as you come more back into the original place, you will see that line. Che ritorni alla tua posizione originaria. It's full of holes. Scopri che la lingua non funziona neanche. The only thing that is stable. L'unica cosa che è stabile è lo zero. Zero is not the zero of, it's not a mathematical zero. E non è uno zero matematico. But what I mean by it zero, I mean that place zero which is not supported by concepts. È quel luogo che non è sostenuto da concetti. All concept. È lì prima di qualsiasi concetto. E non è stato mai alterato da nessun concetto. Ma quando si manifesta nel campo dinamico dove è il testimone e possibilmente colui che viene coinvolto, colui che agisce e colui che pensa, più diventa dinamico più diventa turbolente. E questa turbolenza ci aiuterà a ricordare chi siamo. You cannot bear that. Perché a un certo punto non è più sopportabile a livello personale. Is that you are questo è un bene. Not perché tu non sei la persona in senso assoluto. Solo maybe relativamente time, e per un periodo. Years, many lives. Magari per tanto tempo, magari tante but what vite. We know, we don't know how many lives you have spent before or whatever. Non sappiamo quante what vite tu abbia già passato qua. In this life, ma sappiamo in questa vita you have been brought to this place and you,
Questo è stato portato qui. Sense the possibility dove puoi sentire, percepire la possibilità di liberazione. It must not be a spiritual fantasy. E deve essere qualcosa di vivo dentro di te, non una fantasia spirituale. È come la pioggia, la senti. Senti il profumo. Se le cose cadono e spariscono, e nessuno deve convincerci, automaticamente, in maniera spontanea e naturale, mi sono convinto e sono ispirato e incoraggiato da questo. You are awake to auspiciousness. In questo momento ora sei risvegliato. E in questo momento favorevole non perderai la tua opportunità. Non darai valore a ciò che è effimero. E tutta la tua energia incomincerà a direzionarsi verso verso immergersi nuovamente in ciò che non puoi non essere. This is the dance of questa è la danza del risveglio. It has to be that, you know, these are not just concepts. Queste non sono solo concetti nella testa. You must be able to stand on what you have discovered. You must be able to stand firm on already conquered. Confermare. You must have gained something. Hai conquistato, devi avere un terreno stabile sotto i tuoi piedi. Tu l'hai conquistato. Chi è questo tu? I can say the one for whom the world was made. Io dico colui per cui questo mondo è stato creato. And who will cause its disappearance? E colui che ne causerà la scomparsa. Why? Because it's offensive? No. Perché? Perché è cattivo e brutto? No, perché trascenderai questo mondo concettuale. Il mondo è concettuale, è un concetto. Who is playing out in front of a conceptual being? E chi è che si sta muovendo davanti a questo essere concettuale? Who is profound and inmost nature? La cui sua natura più profonda è il perfetto, l'immutabile, la coscienza pura. Imperitura eterna. I don't know if this of these talks will just sort of like non so se tutte queste parole semplicemente gireranno un po' nella tua testa così o se atterreranno. I'm not even telling you what you must do. Io non vi voglio dire neanche quello che dovete fare. Sto cercando di mostrarvi quello che siete, perché non potete fare quello che siete, potete solo scoprirlo. There's a power in this world. C'è un potere in questo mondo. Furiously trying to put this fire out. Sta cercando in maniera furiosa di spegnere questo fuoco. Even if it seems to be burning in a small corner of the world. Anche se sta bruciando in un piccolo buco del mondo, è una forza che vuole spegnerlo, ma nulla può spegnere il fuoco divino. Se decidi di bruciare anche in un piccolo tempio, in un luogo senza nome, ma non è il fuoco che è sempre stato qui, ma chi è che andrà in quel tempio? Like moths to the flame. Saranno come delle farfalle, delle falene che vanno verso la luce. Non so se sarai tu. Perché sembra che uno dei più grandi inganni del mondo è convincerti che c'è qualcosa di più prezioso di quello di cui sto parlando. Ci sia qualcosa di più prezioso al mondo di questo. And there cannot be nothing more valuable. Ma non c'è nulla di più prezioso di quello che sei. Però per chi è prezioso? What is the value of the absolute? To who? To who will have value? Qual è il valore dell'assoluto? E per chi? It's beyond price. It's beyond priceless. Oltre ogni prezzo. Value is only in the realm of reality.
il valore è solo nel realm della dualità. So what can use these words or what is being pointed to? E cos'è che può utilizzare queste parole, queste indicazioni? Non darle in pasto alla mente. Perhaps unless you can say the sattvic mind, maybe. Forse alla mente sattvica. Good, good, good. So no umbrella today. Non c'è ombrellone oggi, mi sa. Andiamo indietro adesso. Magari fa. Yeah, we could still go and try, no? Yeah. Dai, andiamo, proviamoci comunque. It's a night umbrella we are putting up. Adesso mettiamo un'ombrella per la notte. For the dew. Per la rugiada. Let's go back and see if it's coming back. Andiamo dietro e vediamo se è dritto. Non è male. Ma sembra che andiamo alla spiaggia, al mare. Ok, we put a little bit of water in there, a little bit of water. Okay, mettiamo un po' d'acqua. Mix it. You're gonna big mix more, yeah. Adesso mischiamo. Ok. Da, 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 da.